Dal 10 al 12 maggio 2019 si è svolto il primo raduno POSL organizzato direttamente dai concessionari italiani e dal gruppo POS Club Italia, che ci ha dato una mano in tutto questo. Stiamo andando al raduno, ciao! La località scelta è stato il lago di Ledro, al campeggio al sole. Le previsioni meteo non erano fantastiche e alcuni equipaggi hanno dato forfè all'ultimo, però tutto sommato, avvicinandoci alla meta, si capiva che non era poi così pessimo come dipingevano le previsioni, e tutto sommato non abbiamo poi preso troppa acqua durante il viaggio. Siamo arrivati verso sera del venerdì al campeggio, dove c'erano già i primi equipaggi ad aspettarci. In quanto possessori di van non siamo poi tutti troppo avvezzi al campeggio, però questa è stata una piacevole sorpresa. Il campeggio al sole è piccolino, molto tranquillo e piacevole, e poi avevamo anche gli scarichi, il carico e scarico acque nere e pulite direttamente in piazzola, che sono veramente comodissimi. Il venerdì non tutti siamo arrivati allo stesso orario, quindi la cena era libera, ognuno si è organizzato come credeva, ma abbiamo già fatto gruppo, divertendoci già per il primo pasto. Poi qualche attività invece in comune l'abbiamo organizzata per la mattina dopo. Il campeggio ovviamente è proprio sul lago, e da lì siamo partiti per andare a visitare a piedi un'azienda agricola che produce prodotti biologici a pochi chilometri da lì. E abbiamo fatto una passeggiata, la pioggia ci ha graziati e poi siamo rientrati nel pomeriggio. Lungo la strada c'era anche il museo delle palafitte, che purtroppo era in restauro, ma alcune erano comunque visitabili, molto interessante. Nel pomeriggio ognuno ha fatto un po' quello che preferiva. Chiara per esempio è andata alla spa, Ginevra ha fatto amicizia con le bambine al parco giochi, e poi io sono riuscito a farmi un giro in bicicletta nel lago. Sabato sera cena trentina, sempre lì al lago, al campeggio, molto bello. Prima e dopo cena ogni equipaggio dal suo camper tirava fuori qualche alcolico o qualche prodotto tipico delle sue zone, visto che eravamo un po' in tutta Italia. Specialmente Salvatore ci ha deliziati con i suoi preparati alcolici. E per finire, domenica mattina Roberto, Dani e Corina ci hanno offerto una bella polentata al calduccio. Purtroppo è finito, ma ci siamo divertiti un sacco, siamo stati un bel gruppo, il tempo non ci ha proprio dato una mano, però rispetto alle previsioni ci ha ancora salvati, perché dava diluvio e invece là sopra questa notte ha nevicato, ma ha tenuto, cioè permesso di farci le nostre belle gite, le passeggiate, le mangiate, le bevute. Grazie a tutti e gli organizzatori Roberto e Corina, che hanno fatto il grosso, ci hanno offerto la polentata oggi a pranzo, e a Salvatore, che è stato l'elemento trainante e alcolico di questo raduno. Ci vediamo al prossimo anno, speriamo più numerosi ancora. Ciao.